Gli Épagneuls francesi si suddividono in 5 razze. 3 di queste si distinguono quasi unicamente per il colore del mantello, mentre le 2 rimanenti si differenziano per statura e altre caratteristiche. Il paese di provenienza è notevolmente discusso. I francesi ritengono si tratti di razze esclusivamente nazionali. La razza che vi presentiamo è l'Épagneul Breton. Utilizzato dai cacciatori nella penisola bretone, famosa per il passo delle beccacce, questo cane era un tempo impiegato più come scovatore che come cane da ferma. Agli inizi del 1900, dopo che i cacciatori notarono la grande utilità della solida ferma dei cani inglesi portati in Francia nel periodo del passo, l'Épagneul iniziò ad essere migliorato nelle sue doti venatorie con l'immissione di sangue setter e pointer. Attentamente incrociato e selezionato, il rozzo Épagneul divenne in pochi decenni quello che oggi è considerato il gioiello della cinotecnia francese. In Italia, il Breton è stato importato diversi anni fa e ha dovuto vincere la diffidenza dei cacciatori abituati a cani nostrani. L'Épagneul Breton deve esprimere robustezza e rusticità, è un piccolo grande gioiello della specie canina. Ha un'indole buona ed affettuosa ed è sempre pronto a ricevere una carezza dal proprio padrone. È intelligente, brioso ed instancabile. Vive benissimo anche all'interno di una casa, dimostrandosi un ottimo cane da compagnia. Espansivo e giocherellone con i bambini, può essere trasportato ovunque senza bisogno di grandi mezzi. Certamente non si rivelerà mai un cane mordace. Insomma, un autentico Breton è un cane invidiabile che merita un padrone capace di apprezzare le sue eccellenti doti. Il pelo del Breton è un po' lungo e ondulato, ragione per cui è soggetto, specie nelle frange, sul petto e sugli orecchi, ad arruffarsi e aggrovigliarsi, quindi necessita specialmente al ritorno dalla caccia di essere pettinato accuratamente. Il galoppo è energico, composto e continuo, con rapido susseguirsi di falcate raccolte e scattanti, come si addice a un brevilineo. Un vero e proprio spettacolo fatto da un insieme di movimenti briosi e spumeggianti. La cerca si adegua alla natura del terreno, estendendo e restringendo il raggio d'azione per svolgere un lavoro ottimale. Sarà inoltre avida, continua e attenta. La ferma sarà invece di scatto, o dopo rapido e deciso accertamento, sempre in posizione eretta. Quando il cane si trova a ridosso del selvatico, la sua ferma è fulminea e in qualunque posizione si trovi, lo sguardo è rivolto alla fonte di emanazione. La ferma fu definita il prolungamento artificiale della pausa istintiva fatta dal carnivoro che sente la preda vicina. La guidata è spontanea, fluida, decisa, ma prudente, con rallentamenti e arresti a ogni sosta del selvatico. Il cane deve esprimere spiccata attitudine al riporto, che eseguirà sempre con rapida prontezza. Il cane, per istinto, scova ed insegue la selvaggina per afferrarla, ucciderla e mangiarla. L'uomo ha modificato tale azione a suo favore, insegnandogli invece a portargliela. Il riporto è un servizio che si richiede al cane da ferma in caccia per il recupero della selvaggina uccisa, ma specialmente di quella ferita. Un cane che riporta in modo perfetto dà grandi soddisfazioni ed è veramente bello vederlo avvicinarsi trionfante con la selvaggina in bocca o quando la depone nella vostra mano. A conclusione di quanto avete udito e visto, è doveroso fare una precisazione. Il cacciatore non è, come molti sostengono, il distruttore di specie animali, ma esprime semplicemente una tradizione storica assolutamente priva di violenza. L'unico, autentico responsabile della scomparsa di molti animali è il progresso, e con esso l'intera umanità.